Quindi vediamo ora le porte logiche basate su passgate. Invece di avere una rete di pull up e una rete di pull down che conducono in modo alternato, abbiamo delle porte di passo, letteralmente passgate. Vediamo in che cosa consistono. Essenzialmente le porte di passo si comportano come degli interruttori controllati. Vedete, in questo caso, per esempio, se in ingresso metto una variabile A, quindi una tensione che può essere alta o bassa, e qua ho una porta controllata da una variabile B, quindi supponiamo che questa porta, questo interruttore, sia chiuso quando B è on e sia aperto quando B è off. Allora io ho praticamente una funzione logica di tipo AND, cioè l'uscita Y è alta quando A è alto e B è alto perché l'interruttore deve essere chiuso. Ok? Quindi vedete, in pratica invece di adoperare una AND fatta, ecco, per esempio con un'AND invertita, io posso fare una cosa più semplice con un solo switch. Va bene? Il switch è l'interruttore, quindi con un solo interruttore. Poi vediamo come lo realizziamo l'interruttore. Quindi questa cosa concettualmente è interessante, in realtà non è proprio così semplice come è rappresentata, perché c'è un piccolo dettaglio che in realtà ci obbliga a modificare un po' la porta. Vedete, il problema qua cos'è? Quando B è chiuso, se A è alto, Y è alto, se A è basso, Y è basso, quindi la parte NAND funziona. Il problema è che quando B è basso, quindi l'interruttore è aperto, l'uscita non va a zero subito. Cioè, abbiamo una capacità isolata che magari precedentemente era carica, poi B è passato basso e l'interruttore si è aperto. Quella capacità nel tempo si scaricherà, ma insomma in pratica è flottante, quindi può conservare il valore di tensione per un tempo lungo. Quindi in realtà per ottenere una AND che funzioni decentemente bisogna scaricare rapidamente la capacità quando B va a zero. Per far questo, che cosa vuol dire? Non bisogna mai lasciare l'uscita flottante, cioè l'uscita su una capacità che poi non è collegata né a una tensione bassa né a una tensione alta. Va bene? Per evitare che l'uscita sia flottante, come si fa? Bisogna aggiungere un altro interruttore. Per esempio, collegato a massa e comandato da B negato. Quindi in pratica bisogna aggiungerne uno in più. Vedete, in questo caso, quando B è uguale a 0, l'interruttore sopra è alto, ma l'interruttore sopra è basso, quindi C va a scaricarsi e l'uscita non è mai flottante. Questa è una cosa importante perché l'uscita non deve essere mai flottante. Flottante vuol dire esattamente non collegata a una tensione definita. Quindi l'altra cosa che dovreste notare è che, vedete, l'ingresso eroga corrente. L'ingresso A eroga corrente. Questa è una cosa relativamente nuova perché nelle porte logiche CMOS che abbiamo visto finora tutti gli ingressi andavano a dei gate di transistori, quindi in pratica non erogavano mai corrente in uscita. Andando a dei gate vedevano un isolante e quindi corrente non veniva erogata. Invece in questo caso vedete quando B è on, l'interruttore è chiuso e la corrente d'uscita che va a quello che può essere un caricavalle viene tutta dall'ingresso A. Quindi piccola differenza di cui bisogna tenere conto è che gli ingressi devono essere capaci di erogare corrente a volte non piccolissima. Va bene, quello che dovresti notare è che, per esempio, una NAND ha bisogno di 4 transistori. In questo caso, qui abbiamo una AND che ha semplicemente due porte. Bisogna vedere a questo punto come realizziamo le porte. Diciamo. Il concetto generale è che le porte logiche basate su passgate in alcuni casi
ci consentono di ottenere la stessa funzione logica con un numero di transistori molto più piccolo che le porte logiche complesse, no, ma non sempre. Quindi ci sono dei casi in cui sono particolarmente indicate e vengono adoperate, altri casi in cui di fatto non danno nessun risparmio. Come si fa una pass gate? Una pass gate viene fatta in questo modo. Tipicamente viene fatta adoperando due transistori, uno di tipo P e l'altro di tipo N, collegati in questo modo. Questo realizza la funzione logica, cioè la funzione dell'interruttore controllato da B. Vedete, abbiamo un NMOS e un PMOS con source e drain in parallelo e il gate dell'NMOS è comandato da B, il gate del PMOS è comandato da B negato. In linea di massima, vedete, conducono contemporaneamente oppure sono interdetti contemporaneamente. Quando B è uguale a 1, tipicamente l'NMOS conduce perché il gate è alto, ma il PMOS conduce perché il gate è basso, perché B negato è uguale a 0, e quindi conducono tutte e due. Quando invece B è uguale a 0, non conduce né l'uno né l'altro. D'accordo? Quello che vi devo far vedere adesso è perché ce ne vogliono proprio due e non ne basta uno solo dei due, che è la prima cosa che può venire in mente. Ho bisogno di un interruttore e metto soltanto un MOSFET. In realtà vediamo adesso che ce ne vogliono due se sono tutti alimentati dalla tensione 0 VDD, altrimenti diciamo, l'interruttore non funziona correttamente. Vediamo un po' perché. Prima di vedere perché voglio far vedere qual è il simbolo del pass gate, che non, diciamo, non è un simbolo adoperato spessissimo, però il simbolo è questo. Di solito va in alto la variabile che controlla l'n, in basso la variabile che controlla il p. Non è un simbolo adoperatissimo, in alcuni circuiti uno trova un simbolo definito ad hoc, caso per caso. Allora, vediamo la carica della capacità, cioè mettiamoci in una situazione come quella di prima, in cui abbiamo A alto, il pass gate, così, quindi qui c'è B e B negato, e qui c'è la capacità di uscita. Immaginiamo, per vedere un transitorio da studiare, che A sia pari a VDD, quindi questa tensione è alta, e a un certo punto B va alto, quindi la capacità è spenta inizialmente, questa tensione VC all'istante 0 è 0, poi B va alto, e vediamo che cosa succede ai transistori e che cosa succede alla carica. Allora, quindi noi facciamo un grafico dove rappresentiamo soltanto la tensione sulla capacità in funzione del tempo. Quindi all'inizio abbiamo 0, poi dobbiamo definire un po', definiamo un pochino di valori notevoli, facciamo una griglia come spesso facciamo, quindi qui mettiamo VDD che è l'asintota, la tensione a cui tende ad arrivare. E allora, per l'NMOS, giusto per ricordare
nomi delle terminali, abbiamo gate, drain e source. E vediamo com'è la situazione. All'istante 0 abbiamo detto che gate va a VDD, quindi per l'n MOS, diciamo, due punti, cosa abbiamo? Che VDS è uguale a VDD meno VC. Va bene? VGS è uguale a VDD meno VC. Quindi VGS è maggiore di VTN, quindi anzi, facciamo il contrario. VGS minore di VTN vuol dire che il transistore è interdetto, va bene? E questo vuol dire una condizione sulla tensione e sulla capacità. Vuol dire che VDD meno VC è minore di VTN, cioè VC è maggiore di VDD meno VTN. Quindi vedete, punto importante, quando VC è maggiore di VDD meno VTN, l'n-MOSFET è interdetto. Quindi se vado a disegnare una curva qua a VDD meno VTN, per esempio questo, diciamo che sia questa, VDD meno VTN, in questo intervallo l'n-MOS è interdetto. D'accordo? Sottoconduce, ma in che regione di funzionamento? Bah, vedete, VDS è maggiore di VGS meno VTN, perché è proprio uguale a VGS, no? VDS e VGS sono uguali e quindi quando conduce il transistore è in saturazione. D'accordo? Quindi qua abbiamo NMOS in saturazione. La tensione tra gate e source varia perché diminuisce quando aumenta VC, come si vede dall'espressione VDD-VC, per cui non è a corrente costante che viene caricata la capacità, perché la corrente è proporzionale a VGS-VTN al quadrato, quindi non è costante. Corrente è massima all'inizio e poi pian piano cala. Quindi la velocità di carica della capacità attraverso l'NMOS è massima all'inizio e poi cala fino poi a fermarsi qua per l'NMOS. Poi, cioè, l'NMOS quando la tensione d'uscita raggiunge VDD meno VTN si spegne e non fa passare più corrente. Questo è il motivo per cui non basta l'NMOS da solo, ma ci vuole anche il PMOS. Chiaro? Se ci fosse soltanto l'NMOS, la carica si fermerebbe a VDD-VTN, perché in quel momento si spegne l'NMOS. C'è bisogno anche dei PMOS. Il PMOS com'è fatto? Guardiamo le tensioni. Questo è il source, questo è il gate e questo è il drain. Quindi per il PMOS vale una cosa opposta, cioè il PMOS ha VGS pari a meno VDD sempre. Per cui è sempre on. E VDS invece è uguale a VC meno VDD. Vi ricordate, la saturazione si ha quando VDS che è negativo è più piccolo di VGS meno VTP. Allora, questo diventa. Si legge, sono stato un po' stretto. Vabbè. VDS abbiamo detto è VC meno VDD. Minore di VGS che è meno VDD meno VTP e quindi questo si semplifica quando VC è minore di meno VTP. In quel caso è in saturazione PMOS, sopra è in interdizione, è in zona lineare. Quindi ripeto,
ricapitolando, abbiamo, facciamo il rosso per il PMOS, abbiamo questa situazione. Il PMOS è sempre in conduzione, però qui finché VC è minore di meno VTP, il PMOS è in saturazione. E in quest'altro intervallo invece il PMOS è in zona lineare, mentre invece l'NMOS è in questo intervallo in saturazione. Quindi com'è che avviene la carica? Beh, si vede abbastanza bene com'è che avviene. Quindi all'inizio si parte, conducono tutte e due, vedete in questa zona il PMOS è in saturazione e anche l'NMOS è in saturazione. PMOS è a corrente costante perché è VGS fissa, pari a meno VDD, l'NMOS no, ma insomma avete una carica così. Poi sì, quando si è caricato fin qui, in questa zona il PMOS è in zona lineare, anche l'NMOS è in saturazione, quindi la carica continua, cala un pochino. Forse l'ho fatto di poco, cala un po' la pendenza perché le VGS si riducono. Quando siamo qui succede una cosa importante, l'NMOS stacca, non conduce più e la carica viene completata solo attraverso il PMOS. Quindi qui quello che succede è che in questa zona la carica viene completata al PMOS e questo è il motivo per cui è necessario mettere soltanto il PMOS. Vabbè, uno qui poteva chiedere, ma allora perché non ci mettiamo soltanto il PMOS, visto che tanto basta il PMOS fino in fondo? Perché se vi faccio vedere la scarica, nella scarica si vede al contrario, l'NMOS funziona sempre e il PMOS a un certo punto smette di funzionare, per cui in realtà il PMOS è necessario per avere tutta la carica, l'NMOS è necessario per avere tutta la scarica. Quindi questo magari possiamo provare a vederlo un secondo. Tanto, quindi mettiamoci in situazione inversa, l'ingresso è a zero, di nuovo immaginiamo di fare una scarica, di portare B a 1 a un certo punto. Quindi a questo punto source e drain cambiano di posizione perché sono definite in base alle tensioni esterne. Adesso la capacità all'inizio è carica e a un certo punto B, per esempio, va, abbiamo una transizione o l'ingresso, oppure no, sì, diciamo l'ingresso va giù e quindi la capacità si deve scaricare. Qui che cosa succede? Vabbè, ora questo la disegno, la faccio più rapida dell'altro, che se no poi non arriviamo in fondo. E anche qui qual è il punto? Questo è il gate, questo è il source. Vedete, VG, per l'NMOS VGS è uguale a VDD, quindi è sempre on. VDS invece è uguale a VC, quindi se VDS è maggiore di, se VC, che è VDS, è maggiore di VDD meno VTN, allora siamo in saturazione. Quindi il grafico da fare qual è? Prendere questo, devo tracciare questa curva, una curva per VDD. Una curva per VDD meno VTN e poi dovrò fare anche una curva per meno VTP. Allora, immaginiamo che questo sia VDD, questa è la VCDT, questa sia VDD meno VTN. E questa qui sia meno VTP. Perché meno VTP? Perché vedete, vediamo il P. Questo è il gate, questo è il source del P. VGS, dunque per il PMOS, cosa vale? Che VGS
S è uguale a 0 meno VC, quindi meno VC. Quindi se VGS è maggiore di meno di, se VGS è maggiore di VTP, il PMOSFET è off. E VGS è meno VC maggiore di VTP, che vuol dire VC minore di meno VTP, perché sono tensioni negative. Quindi, per cui, ricapitolando, abbiamo questa situazione. Per il PMOS abbiamo in questa zona, dove lo disegno, dunque facciamolo più sotto così. In questa zona il PMOS è off, mentre invece in quest'altra zona il PMOS è in saturazione. Perché in saturazione? Perché VG e VD sono uguali. VGS uguale a VDS. Quindi per l'NMOS invece vale l'altra considerazione. Abbiamo detto che VC maggiore VTN meno VTN, quindi qui il PMO, qui abbiamo l'NMOS in l'NMOS in saturazione, e qui sotto abbiamo l'NMOS in zona lineare. Quindi l'NMOS conduce sempre, il PMOS no. Quindi che cosa succede nella scarica? La scarica all'inizio avviene con tutte e due in saturazione. Passata questa soglia VDD-VTN, abbiamo di nuovo tutti e due, ma uno il PMOS in zona di saturazione e l'NMOS in zona lineare. Quando si arriva qui, il PMOS si spegne e la scarica viene completata dall'NMOS. Per cui l'NMOS è necessario. Scarica completata. Dall'NMOS. Ok. Oh, questo è il motivo per cui le porte mi servono tutte e due. Va bene, allora vi vorrei far vedere qualche Voglio far vedere qualche esempio di porte fatte con passgate a questo punto. Ne faccio vedere una, perché poi un'altra la riusciamo a fare quando abbiamo fatto anche un'altra parte di programma. Vabbè. Vi faccio un esempio classico. Prendiamo una porta XOR. XOR vuol dire OR esclusivo. Come è fatta la tabella di verità? Una porta XOR, diciamo, è una porta che dà 1 quando gli ingressi sono diversi e 0 quando gli ingressi sono uguali. Quindi se io rappresento la tabella di verità, mi viene 1, 1, 0, 0. Se faccio una mappa di Carnot c'è poco da risparmiare, perché in pratica, vedete, ho 0, 1, 0, 1, qui ho 1, 1 e qui ho 0, 0. Quindi non c'è poco da ottenere. Quindi AB negato più B più A negato B. Questa è l'espressione. Allora io posso ottenerla con, vediamo il confronto tra le due soluzioni, con porte logiche complesse. È abbastanza facile da avere, però mi ci vogliono un po' di transistori, perché se qua metto VDD, qua metto l'uscita. Qua metto la massa, vedete, leggiamo prima questo. Y uguale a B negato,
quindi c'è un OR, quindi due rami in parallelo per A pull up. Uno è AB negato, quindi questo ha bisogno, conduce quando A è uguale a 1, quindi qui devo mettere un PMOS con A negato, e quando B è uguale a 0, quindi metto B direttamente. Quindi questo ramo qua mi fa il primo addendo e poi ho l'altro ramo che mi fa il secondo addendo, quindi ho questo devo, qui devo avere A uguale a 0 e quindi basta metterci A, e questo deve condurre quando B è uguale a 1, quindi qui devo metterci B negato, che questa è la pull up. Ok? Per fare la pull down è facile, devo prendere questo semplicemente. Vi ricordate, uso quella cosa che avevamo trovato, che se ho due cose in serie nella pull up, per esempio, nella pull down mi vengono le stesse due cose ma in parallelo. E poi quando ho quest'altro ramo, anzi, quest'altro ramo, disegniamolo così, ho A negato, scusate, qui ho A e B in serie, qui mi metto A e B negato in serie, qui ho A e B negato in parallelo. Ok, questa è la cosa. Somma 8 transistori. È anche comodo contare transistori, perché comunque anche più o meno l'area molto correlata con il numero di transistori, quindi chi se lo vuole fare ancora prima che contando l'area può guardare il numero di transistori. Questa cosa viene particolarmente comoda da fare invece a pass gate, perché soluzione pass gate è molto molto più semplice. Io qui metto A e qui metto A negato, poi qui devo avere un interruttore che fa passare quando B è uguale a 0, quindi qui all'N metto B negato e al P metto B. Invece A negato deve passare quando B è uguale a 1, quindi qui metto, vedete, lo uso in questo modo, B come controllo e A come ingresso. Quindi qui ci metto lo stesso B di prima, però sull'N, e qui metto B negato sul P. Siccome sono alternativi B e B negato, quelli posso direttamente collegare insieme e portare all'uscita. Vedete come funziona a questo punto? Quando l'uscita è sempre collegata a uno degli ingressi, perché B è 1 o 0, quindi quando B è uguale a 1 conduce pass gate di sotto e quindi Y è uguale a B negato. E si vede, se guardate la tabella di verità è chiara, no? Quando B è uguale a 1, Y deve essere uguale ad A negato. Va bene? Quando B è uguale a 0, Y è uguale a A. Quindi quando B è uguale a 0 conduce invece il pass gate di sopra e passa A. Quindi Y è uguale a A. Questo è un caso classico in cui è conveniente la soluzione a pass gate perché ho 4 transistor. Uso per la stessa funzionalità la metà dei transistor. Ok. Ripeto, no, non è l'unico criterio con cui si sceglie il tipo di porta. È, diciamo, un'altra cosa di cui devo tenere presente è che, per esempio, se io ho un carico qua, una capacità di carico come al solito, vedete qual è la differenza tra una soluzione e l'altra. Nella prima soluzione della porta logica complessa, la corrente per caricare la capacità di uscita viene dall'alimentazione, dalla VDD, non viene dall'ingresso. Questa è la differenza principale da tenere presente. Nel caso della soluzione pass gate, la corrente per caricare la capacità di uscita viene da A o da A negato. Quindi chiaramente gli ingressi vanno, come dire, scelti, dimensionati, tenendo conto che poi devono caricare devono essere capaci di caricare una capacità che può essere anche non piccola.
questo di solito fa sì che, come dire, spesso nelle soluzioni pass gate come dire, si perde un po' in velocità. Quindi si usano quando poi il requisito della velocità non è così critico. Va bene. Allora, voglio farvi vedere l'ultima cosa prima di chiudere, un altro tipo di porte che si chiamano tree state o anche tree state. Beh, vuol dire tre stati, tree state sì, che è tutto attaccato. O a volte, sì, tree state, a volte trovate proprio come tree, come numero, anche lettera. Allora, sono porte che hanno tre valori dell'uscita diversi. Chiaramente sono porte digitali, quindi due di questi valori sono 0 e 1 e l'ultimo valore è alta impedenza, che vuol dire in pratica uscita flottante. Che cosa vuol dire? Perché queste porte si usano e come sono fatte? In pratica, com'è la situazione? Voi avete una pull up e una pull down, e chiaramente quando l'uscita è 0 conduce la pull down e la pull up no, quando l'uscita è 1 conduce la pull up e la pull down no, quando l'uscita è in alta impedenza sono in interdizione sia la pull down sia la pull up, quindi l'uscita è flottante, che è una cosa che tipicamente non si vuole. Ma che cosa vuol dire nella pratica uscita flottante? Che poi la tensione è determinata da qualche altra cosa che è attaccata all'uscita, perché di fatto né la pull up né la pull down determinano la tensione, d'accordo? Quindi cioè, si deve aggiungere nel circuito una soluzione che consenta di interdire sia la pull up sia la pull down. E questo, diciamo, una porta classica tree state è un buffer che però può essere realizzata in modo tree state qualsiasi porta. Un buffer tree state come è fatto? C'è un ingresso, un'uscita e anche un altro elemento di controllo, l'enable. Dunque un buffer che cosa fa? Semplicemente niente, è un buffer è proprio cuscinetto, letteralmente. L'uscita è uguale all'ingresso, replica l'ingresso, magari aggiusta l'impedenza, ma dal punto di vista logico replica l'ingresso, se la porta è abilitata, cioè se l'ingresso enable è alto. Se l'ingresso enable è bassa, l'uscita va in alta impedenza. Quindi in pratica la tabella di verità è fatta in questo modo. Enable è a tutti gli effetti un altro ingresso, anche se la sua funzione è più di controllo che di altro. Quando l'enable è alto, l'ingresso viene riprodotto pari pari in uscita. Quando l'enable è basso, qualunque sia l'ingresso, l'uscita va in alta impedenza. Ok? Se guardo la rete di pull up e la rete di pull down, che cosa succede? Se l'uscita è in alta impedenza, come dicevo prima, devono essere tutte e due interdette. Ok. E quindi scrivo off dappertutto. Se l'uscita è alta, come sappiamo, la pull up deve condurre e la pull down deve essere interdetta. Se l'uscita è bassa, al contrario, deve condurre la pull down e la pull up deve essere interdetta. Quindi vedete, praticamente le porte devono in pratica condurre soltanto per una combinazione degli ingressi. Dal punto di vista circuitale si fa molto semplicemente perché in pratica che cosa si fa? C'è un transistore di pull up
un transistore di pull down e poi c'è un po' di logica. Quindi vediamo la pull down, quando è che deve condurre la pull down? La pull down è off sempre, ok? Tranne quando enable è a. Dunque vediamo un attimo, è off sempre, d'accordo? Quindi l'uscita è 0 sempre, tranne quando l'enable è 1 e l'ingresso è 0, d'accordo? Quindi io qui che cosa posso fare? Posso mettere qua una NOR, la NOR è sempre a 0 con l'uscita, tranne quando gli ingressi sono tutti e due a 1, giusto? Quindi posso mettere come quando gli ingressi sono tutti e due a 1. Quindi aspettate un attimo che non mi convince. Allora, abbiamo detto quando ho sbagliato io. La NOR è sempre a 0 l'uscita, tranne quando gli ingressi sono tutti e due a 0. Quando gli ingressi e la NOR sono tutti e due a 0, l'uscita della NOR è 1. Quindi qui devo mandare in direttamente e poi devo mandare l'enable negato. Vedete così, quando sono in questa situazione, cioè enable è 1 e in è 0. E poi qui l'enable viene negato, due ingressi tutti e due a 0, l'uscita va a 1 e la pull down conduce. In tutti gli altri casi la pull down è interdetta. Quindi così devo controllare la pull down. La pull up invece com'è che va controllata? È sempre interdetta, tranne quando gli ingressi sono tutti e due a 1. Va bene? Quindi in pratica svolge una funzione AND. Però posso fare così, allora posso mettere qui una NAND e tanto poi l'altra inversione la fa all'inverte, perché quando l'uscita della NAND è a 1, scusate, l'uscita della AND è a 1, la porta deve condurre, sì, la pull down, la pull up deve condurre, quindi faccio l'inversione, porto questa tensione a 0 e il PMOS conduce quando questa tensione è a 0. Quindi qui posso direttamente portare sia IN sia N. Quindi ho una NAND. Qua è una NOR. Vedete, questa è una porta un pochino complicata per fare una cosa così semplice, però non è, come dire, particolarmente problematico perché non si tratta di porte utilizzate spesso. Cioè l'uscita flottante serve soltanto in alcuni casi. Quindi questa è la porta che realizza. Qual è che serve l'uscita flottante? Per esempio, se io ho un bus, va bene? Di collegamento e ho diversi blocchi logici che vogliono comunicare attraverso il bus. Tipicamente uso un buffer three state per collegare ciascuna uscita del blocco logico al bus. Perché? Quindi qui ho un N1, qui ho un N2, qui ho un EN3. Vedete, in questo caso io ho preso e ho cortocircuitato tutte e tre le uscite. È chiaro che se ciascun blocco logico ha un'uscita differente, io cortocircuito tutte e tre le uscite, posso fare danni. Okay? Perché uno vuole una tensione alta, un altro magari vuole spingere l'uscita bassa e non, diciamo, ho una collisione, un po' il nodo non so a che tensione va. Cosa faccio quando voglio collegare? E magari ecco qui. Questo viene portato da un'altra parte, insomma, un altro blocco. Che cosa faccio in generale in una situazione del genere? Un bus di collegamento e tante uscite. Semplicemente abilito solo una delle uscite ad andare sul bus. A quel punto, se metto l'enable soltanto dell'uscita 1, il valore dell'uscita 1 viene applicato al bus. E le altre porte hanno l'uscita in alta impedenza e quindi non sono collegate né a 1 né a 0 e quindi prendono la tensione del bus. Qui evito le collisioni e diciamo il bus va al valore logico soltanto del blocco, dell'uscita del blocco che ho abilitato. D'accordo? Questo è il motivo per cui di fatto
in pratica della maggioranza delle policy tree state si usa quasi soltanto il buffer e si usa praticamente in questi contesti, quando devo portare due uscite allo stesso nodo e devo essere sicuro che non ci siano collisioni, cioè che non avvenga che un'uscita vuole andare alta e l'altra vuole andare bassa. Faccio in modo che solo una uscita sia abilitata a imporre l'attenzione al nodo. Ok? Quindi diciamo è una porta critica, diciamo, che in quei casi particolari va utilizzata per forza, però non è una porta che trovo ovunque in un circuito digitale. Ok, ci fermiamo.